Marzia, a te. Grazie. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per esservi collegati. Mi presento per chi non mi conoscesse. Mi chiamo Marzia Milano, mi sono laureata in tecnica erboristica nel 2014 e nel 2019 ho aperto una piccola erboristeria al Mondo Vibreo, l'erboristeria Monteregano, in via Meridiana. La mia erboristeria si basa un po' sui rimedi basilari, proprio sugli estratti delle piante. Oggi vi parlerò delle piante che possono dare una grossa mano, per le problematiche che arrivano proprio in questo periodo, in primavera. Allora, intanto, cos'è la primavera? Allora, l'equinozio di primavera, è quel giorno, ce n'è anche un altro durante l'anno che è l'equinozio d'autunno. È quel giorno in cui il dì e la notte hanno uguale durata, cioè 12 ore l'uno. Di solito cade o il 20 o il 21 di marzo. Quest'anno è caduto il 20, che era ieri, quindi ieri è iniziata ufficialmente la primavera. A livello celeste cosa succede? Succede che il sole va praticamente a intersecare l'equatore e va a fare il passaggio dall'emisfero australe a quello boreale. Così al mattino sorge perfettamente ad est e la sera tramonta perfettamente ad ovest. Da quel giorno lì, quindi dall'equinozio di primavera, piano piano le giornate cominciano ad allungarsi, quindi aumentano le ore di luce. Comincia a fare anche più caldo, quindi si sente il sole che rilascia molto più calore e quindi di conseguenza la natura si risveglia. Quindi, in poche parole, i cambiamenti che ci sono durante la primavera a livello di ambiente possono portare a delle problematiche all'organismo umano. Questo perché? Allora, intanto con la fioritura delle piante cominciano a formarsi i pollini. Cominciano a formarsi pollini che servono alle piante per riprodursi e spesso e volentieri molte persone cominciano ad avere problematiche a livello respiratorio a causa di questi pollini. In più, come vi dicevo, aumentano le ore di luce, cambia l'orario, ci sono le temperature un po' più calde e l'organismo umano ha quasi uno shock a livello fisiologico, quindi vengono alterati i ritmi circadiani, che poi vedremo cosa sono, e di conseguenza ci possono essere varie problematiche, l'astenia, cioè quella stanchezza senza una, diciamo, una motivazione, proprio mancanza di forza fisica, che può essere benissimo legata a una depressione primaverile. Quindi ha un umore sfasato, nessuna voglia di fare nulla e in più ha anche problematiche legate alla digestione, perché, come si suol dire, la primavera è il momento ideale per fare un po' di depurazione e grazie alla depurazione la digestione ritorna attiva. Adesso andremo a vedere ogni problematica una per una e le varie piante che possono dare una mano per prevenire o tamponare. Una cosa importante che vi ho scritto è che comunque i sintomi sono transitori, non è che una depressione primaverile poi permane. Quando l'organismo piano piano si è adattato, si torna ai cicli regolari e quindi si sta meglio. È logico che se uno può avere una mano dalla natura, la prendiamo ben volentieri. Allora, cominciamo con i pollini. Allora, l'allergia ai polline è una semplicemente reazione di ipersensibilità. Cosa succede? Il sistema immunitario viene a contatto col polline che entra soprattutto attraverso il naso, comunque le vie respiratorie, respirando i pollini volano, quindi entrano nell'apparato bronchiale e come conseguenza, quando si attiva questo sistema immunitario, si comincia ad avere prurito al naso, fastidio agli occhi, iperlacrimazione, starnuti, muco in eccesso, a volte anche addirittura dei gonfiori con dei rossori. I pollini che solitamente causano più problematiche sono quelle della famiglia delle poacee, le ex graminacee, quindi famiglia del grano e company. Poi ci sono anche piante della famiglia delle asteracee, come l'ambrosia e l'artemisia, il cui polline può dare problematiche. L'orticola parietaria, che invece sono delle urticacee, oppure chi patisce per primo, che comincia a avere problemi addirittura già a febbraio, sono le persone che sono particolarmente allergiche ai pollini del nocciolo.
Oltre al nocciolo c'è l'ontano, il carpino, la betulla, quindi famiglia betulacea, poi molte piante della famiglia delle fagacee, la quercia, il rovere, il faggio, e poi anche il frassino che è delle oleacee. Quindi ci sono delle famiglie un pochino più, diciamo, definite che possono dare problematiche proprio di allergie ai pollini. Solitamente chi è allergico ai pollini è ipersensibile anche agli allergeni, che quelli... agli allergeni perenni come gli acari, che quelli ci sono nella polvere dell'aria che respiriamo e purtroppo si respira sempre. Quindi chi è molto allergico ai pollini solitamente ha frequentemente tutto l'anno problematiche di respirazione o comunque di muco in eccesso. Di nuovo, pelo di cane e gatto sono anche allergeni perenni e spesso e volentieri chi ha problematiche con i polline ha problematiche anche col pelo degli animali domestici. Ma vediamo nel particolare cos'è il polline. Il polline semplicemente è l'insieme delle cellule riproduttive maschili delle piante che producono durante la fioritura per appunto riprodursi, quindi per allargarsi. All'interno del polline ci sono delle sostanze chiamate antigeni che vanno a legarsi con i recettori del nostro organismo. Questi recettori sensibilizzano il sistema immunitario di modo che lui attiva tutta una cascata di reazioni. Praticamente si attivano le immunoglobuline nel particolare, che vanno a rilasciare l'istamina, la prostaglandina, i leucotrieni, la bradichina, che sono tutte sostanze che creano un'infiammazione. Quindi, di nuovo, come vi dicevo, il gonfiore, il prurito, l'iperproduzione di muco, perché l'iperproduzione di muco è una difesa del corpo per intrappolare ciò che entra e aiutare a eliminarlo. Come possiamo fare? Allora, a livello di piante, le due principali che sicuramente avrete già sentito sono l'elicriso e il ribes nigrum. Allora, quando uno è già in uno stato infiammatorio abbastanza importante ed è già un bel po' di giorni che starnutisce, gli occhi che lacrimano, uno può riuscire a tamponare in parte, ma è ben difficile. Converrebbe cominciare a prevenire, cioè uno sa che da febbraio comincia a patire con i pollini, comincia a gennaio con un ciclo di elicriso, di ribes o comunque anche loro due messi insieme che sono ottime piante sinergiche, cioè che collaborano, di modo da arrivare tamponati al momento dei pollini e poi nel caso in cui ci sono reazioni si vanno a aumentare le dosi. Andiamo a vedere nel particolare queste piante. Allora, una è l'elicriso, come vi dicevo, Elicrisum italicum come nome latino, famiglia Asteracee, la parte di piante utilizzate è la sommità fiorita. Lo potete anche sentire in giro come falsa liquirizia perché ha un profumo buonissimo, fa parte della macchia mediterranea e ha questo profumo dolce che effettivamente ricorda la liquirizia, ma non ha nulla a che fare con l'altra pianta perché sono addirittura di due famiglie diverse. Nel particolare l'elicriso ha un'azione antiallergica, antiasmatica, antinfiammatoria e antibatterica, quindi va a placare le reazioni eccessive del corpo. Può essere utilizzato sia per uso interno, per esempio una tisana o un estratto idroalcolico ancor meglio che più concentrato, oppure l'oleolita, quindi la macerazione nell'olio da passare tipo come tampone, diciamo proprio tamponare col dito intorno al naso per andare a placare proprio il prurito e il muco in eccesso. L'elicriso si combina bene col ribes nigrum, che è una pianta che conosciamo per i suoi frutti, di cui ci cibiamo, è una pianta della famiglia delle Grossulariacee. In questo caso si utilizzano le gemme, quindi nel particolare il gemmo derivato, che è un estratto idroglicero alcolico in cui le gemme sono state in macerazione. Il ribes ha un'azione cortisonica naturale. Cosa vuol dire? A tamponare, proprio a leggermente bloccare la reazione eccessiva del sistema immunitario. Quindi va un po' a combattere contro il nostro sistema immunitario per evitare che ci siano troppe problematiche di infiammazione, comunque di, come vi dicevo, prurito, eccesso di muco. Poi è un antistaminico naturale, è un antinfiammatorio e ha anche una modulazione sul sistema immunitario, come vi dicevo, va a bloccarlo quando è eccessivo, ma nello stesso tempo lo va a stimolare quando c'è bisogno che le difese immunitarie blocchino per esempio, un batterio o un virus.
Lavorando sul sistema immunitario si può aggiungere la rosa canina, che è la rosa selvatica della famiglia delle rosacee. Si utilizzano i cinorrodi, che sono quelle che chiamiamo volgarmente bacche, che in realtà sono falsi frutti, sono praticamente un rigonfiamento dove all'interno ci sono i veri frutticini col semino. Questi cinorrodi contengono un quantitativo altissimo di vitamina C, addirittura 40 volte in più rispetto a un agrume. La vitamina C è un ottimo immunostimolante e antiossidante, quindi può dare una bella mano per tenere il sistema immunitario attivo nel giusto modo. In più ha un'azione antinfiammatoria. Quindi queste tre piante da sole danno una mano, soprattutto l'elicriso e il ribes nigrum, ma messe insieme ancora meglio, perché agiscono proprio in sinergia, come vi dicevo. Le piante con azioni simili messe insieme non vanno solo ad addizionarsi, ma vanno a moltiplicarsi, dando proprio un effetto maggiore finale sul, diciamo, sul sintomo che l'organismo ha. Quindi, se vi capita che avete problematiche con l'allergia da polline, un esempio, un estratto con queste tre piante dentro può essere preso 3 volte al giorno. Se uno invece vuole prevenire, comincia con un dosaggio basso, cioè un 30 gocce tutte le mattine, così arriva il momento che sono arrivati i pollini e si riesce un po' a evitare di stare malissimo, semplicemente. Come vi dicevo prima, passando invece al lato del cambiamento della luce, comunque dell'orario, della temperatura, si va a creare uno shock all'interno dell'organismo, perché l'organismo ha un ciclo circadiano, che è una sorta di orologio biologico che va a controllare i vari metabolismi del corpo, va a regolare anche il sonno, va a regolare la temperatura corporea, è come se fosse un po' chiamiamolo un termostato. In questo caso le principali molecole che interagiscono in questo ciclo circadiano sono gli ormoni, che sicuramente avrete già sentito nominare, che sono la melatonina, la serotonina e il cortisolo. Quando aumenta la luce, questi ormoni vengono un pochettino mandati in tilt. Questo perché la melatonina, che è l'ormone del sonno, si regola in base alla luce. Aumenta la luce, si riduce la serotonina. Quindi spesso e volentieri con l'arrivo della primavera ci sono anche proprio degli sfasi del sonno, persone che non riescono a dormire o persone che dormirebbero tutto il giorno. È molto sensibile la problematica degli ormoni, perché la fisiologia di ogni organismo umano è molto molto delicata e il cambiamento degli ormoni è anche diciamo legato un attimo alla genetica dell'organismo e poi anche dallo stile di vita, dal lavoro che uno fa, da tutto lo stile della vita che uno ha nell'arco della giornata. Un altro ormone che si sfasa è la serotonina, che è l'ormone del buon umore, che va proprio a regolare il tono dell'umore, ma anche la fame, la motilità intestinale, addirittura il desiderio sessuale, quindi può di nuovo andare a agganciarsi alla melatonina e sfasare brutalmente l'umore di una persona. In questo caso l'aumento della luce va a aumentare la serotonina, l'esatto contrario della melatonina. Poi ci sono altri fattori che vanno a influire, per esempio fare attività fisica aumenta la produzione della serotonina, ci sono dei cibi come il cioccolato fondente, le noci, le banane, kiwi e ananas che aiutano ad apportare della serotonina, quindi dipende anche dall'alimentazione. Poi abbiamo il cortisolo. Il cortisolo invece è l'ormone dello stress. È quell'ormone che serve nei casi di massima tensione. Praticamente nel momento in cui il corpo è sottoposto a uno shock pesante, il cortisolo praticamente va a garantire il sostegno agli organi vitali, quindi è come se andasse a spegnere altri funzionamenti del corpo per far funzionare solo gli organi vitali. Questo salva l'organismo in quel momento, ma porta delle conseguenze negative nell'organismo,
nei giorni dopo. Per esempio, si va ad agire proprio sul fegato. Il fegato viene alterato quando c'è tanto cortisolo in circolo. Con stati di stress sia fisico che psichico e anche con l'aumento della luce, praticamente aumenta il cortisolo. Quindi, come vedete, ci sono già tre ormoni che sono quelli principali, perché ce ne sono molti altri, che con l'aumento semplice della luce vanno a essere sfasati. Di conseguenza, come vi dicevo, può arrivare una problematica come l'astenia, che è l'essere privi di forza, sentirsi proprio, diciamo, con i muscoli come lasciati andare. Se uno magari prima andava a camminare tutti i giorni, addirittura mal di gambe a fare una sola passeggiata settimanale. E questo succede perché, come vi dicevo, vengono sfasati gli ormoni. Quindi si va a perdere la forza muscolare, c'è una minor resistenza agli sforzi e di conseguenza, se uno non si sente bene, riduce l'attività fisica, cerca di muoversi il meno possibile e si entra in un loop negativo. Non può essere sia fisica che mentale, perché spesso e volentieri è tutto collegato ed è difficile, come vi ho scritto, definire proprio i contorni, perché poi c'è chi magari ha una mancanza di motivazione, però ha la forza fisica, c'è chi non ha la forza fisica ma la motivazione, ma non riesce comunque a fare le cose, chi addirittura ha le due problematiche insieme. Quindi, di nuovo, come vi dicevo, un circolo negativo che porta a difficoltà come la concentrazione, l'attenzione, l'inappetenza, anzi a volte ci sono anche problematiche opposte, cioè si può arrivare addirittura alla fame nervosa. L'astenia è tipica di alcuni casi come la convalescenza, la menopausa, il primo trimestre di gravidanza, quando c'è lo stress, però è tipica di tantissime persone proprio nel cambio di stagione, perché, come vi dicevo, c'è l'aumento delle ore delle luci e poi comunque con una giornata più lunga sembra di riuscire a fare più cose e uno non è più abituato ai ritmi estivi perché arriva dall'inverno e quindi fatica ad adattarsi. Ci sono vari rimedi. Per paradosso, il polline, che può dare problemi a molte persone per l'allergia, se invece assunto dalle persone che non hanno di questi problemi, perché chi è allergico al polline non deve assolutamente ingerirlo, appunto può utilizzare questo non è neanche un trasformato perché è un semplice raccolto delle api, proprio perché è energetico, ricostituente, stimolante dell'appetito, raccolto dalle api che vanno e nelle foto sono queste sfere. Il gusto è molto dolce, infatti sì, delle proteine, vitamine e sali minerali. C'è un po' tutto quel che serve per alimentarsi. Infatti l'ape usa il polline proprio per vivere, fare il miele, aiutare l'ape regina e via dicendo. E noi stessi possiamo utilizzare il polline. Ha un gusto, come vi dicevo, molto dolciastro, quindi si può mettere per esempio nello yogurt bianco, si abbina proprio bene come gusto e anche piacevole, oppure si trova anche in commercio l'estratto, cioè il polline che è stato messo in macerazione con un solvente di estrazione. Per esempio i bimbi piccolini che magari sono inappetenti, il polline non lo mandano giù, quindi un estratto che è liquido è più facile da somministrare. Una cosa, il polline naturalmente, come vi ho detto, è ricco di tutte queste sostanze, quindi è calorico, da prendere assolutamente al mattino. E logicamente chi è in dei regimi di diete dimagranti, il polline va o evitato o se va inserito bisogna equilibrarlo con comunque altri alimenti da togliere perché è molto energetico, perché appunto è calorico. Poi un altro, diciamo, ricostituente del regno delle api è la pappa reale, che in questo caso è il trasformato. La pappa reale semplicemente è il cibo dell'ape regina. Infatti le api lo producono appositamente per lei. È difficile trovare da apicoltori piccolini, locali, la pappa reale, perché se si toglie il cibo all'ape regina che o sciama via o rischia di morire.
Quindi la pappa reale che si trova in commercio, quelle della grandissima distribuzione, nel senso che si va a prendere da apicoltori che producono quantitativi di miele esorbitanti, quindi diciamo che è meglio prendere il polline da un piccolo apicoltore piuttosto che la pappa reale della grande distribuzione, perché appunto si rischia di perdere un po' la sostanza. Comunque, la pappa reale la si trova in molti integratori, è rivitalizzante, ricostituente, aiuta a stimolare la memoria addirittura ed è antiossidante. Volendo, si possono anche abbinare pappa reale e polline, sono un'abbinata bella, bella strong. Poi c'è il ginseng, che sicuramente conoscete tutti, il Panax ginseng della famiglia delle Araliacee, una famiglia di origine asiatica. Si utilizza la radice. È tonico, adattogeno, rinvigorente, immunostimolante, addirittura ipoglicemizzante, quindi aiuta a tenere regolari i livelli di glicemia nel sangue. Antiossidante e diciamo che è un po' la panacea della stanchezza, perché il ginseng è da sempre, diciamo, la pianta per elezione per la stanchezza, proprio perché è un ottimo stimolante, va molto bene anche, per esempio, quando, non so, uno studente è sotto esami, ha bisogno anche comunque di energia, mentale per studiare, il ginseng è ottimo. Un'altra pianta della stessa famiglia, quindi sempre asiatica, è l'eleuterococco o ginseng siberiano. Il ginseng classico è definito ginseng coreano, l'eleuterococco ginseng siberiano, un po' forse per le origini. Di nuovo, la radice si utilizza sempre come tonico, adattogeno, anche qua stimolante mentale e immunostimolante. In linea di massima, si equivalgono a livello di attività. Il ginseng classico è un pochino più attivo, un po' più ricco di attivi, e infatti ha un costo un po' più alto dell'eleuterococco, quindi si tende ad abbinarli insieme per avere, come vi dicevo, questa sinergia. C'è ancora poi l'astragalo, che è una pianta invece della famiglia delle Fabacee, è sempre però di origine asiatica. In questo caso, appunto, è sempre la radice ad essere utilizzata, è però di un'altra famiglia che è quella delle Fabacee, che è praticamente la famiglia della liquirizia che vi ho menzionato prima, che il cui l'elicriso ricorda un po' il profumo. L'astragalo di nuovo è un tonico, un adattogeno, energetico. Va a stimolare il sistema immunitario perché poi col cambio di stagione, oltre alla stanchezza, c'è proprio un fisiologico abbassamento delle difese. Quindi non si tratta di lavorare a compartimenti stagni, ma bisogna lavorare un po' su tutti i fronti, fronte fisico, fronte mentale, fronte delle difese immunitarie. Quindi più piante si combinano bene, più l'effetto sarà maggiore. Allora, come mai non mi va più avanti? Scusate. Ok, dato avanti. Allora, eravamo qua. Ecco, rimedi ce ne sono ancora tanti altri. Allora, la rhodiola rosea. La rhodiola rosea è una pianta attivissima sia per l'astenia sia per la depressione primaverile. Infatti, ve la rimenzionerò dopo. Riesce a dare un effetto d'antogeno d'ampio spettro, nel senso che va a tonicizzare sia a livello muscolare sia a livello mentale. Nootropa vuol dire che stimola le funzionalità cognitive ed è anche un ottimo immunostimolante, nonché cardioprotettiva. Quindi la rhodiola è un po', insieme al ginseng, una di quelle piante che si utilizzano di sicuro per tirarsi su. Poi c'è la maca, ah ecco, non ve l'ho detto, la rhodiola rosea non è una pianta dei nostri climi, è una pianta dei climi molto settentrionali, diciamo, Nord America, Nord Europa, ed è una pianta grassa. Non so se si vede dalla foto, comunque le foglie sono le foglie tipiche di una pianta grassa. Poi abbiamo la maca della famiglia delle brassicacee, che come vedete dalla foto sembra questa piccola rapa, arriva dal Sud America, infatti si utilizza il tubero. In
In questo caso vedete la polvere che è ottima da mischiare per esempio con l'acqua tiepida, col latte piuttosto che con lo yogurt, è adattogena, tonica, ricostituente, quindi molto attiva sul livello fisico ed è anche un ottimo stimolante sessuale. Infatti nel Sud America le tribù la utilizzavano soprattutto per aiutare le coppie che non riuscivano a procreare. Poi passiamo alla spirulina, che in questo caso non è una pianta, ma è una microalga o cianobatterio, infatti si utilizza il tallo. La spirulina ha questo colore bellissimo, questo verde-blu, dato dalla ficocianina, che è un principio attivo antiossidante. E spesso e volentieri la spirulina viene venduta come alga dimagrante. In realtà non fa direttamente dimagrire. È un'alga ricchissima di proteine, quindi per la persona che è in un regime dimagrante effettivamente avere un apporto proteico non calorico dà energia, dà sazietà e aiuta nel percorso di dimagrimento. Viene molto consigliata alle persone con un'alimentazione vegana proprio perché c'è una mancanza di proteine dall'alimentazione, quindi la si può attivare dalla spirulina. Oltre che avere le proteine e la ficocianina, è ricchissima di beta-carotene, vitamine, sali minerali, un sacco di principi attivi che danno un effetto energizzante e ricostituente. In più, un'altra buona attività che può aiutare nello stesso tempo è l'azione depurativa. Da un minimo di azione diuretico, quindi aiutando a eliminare le tossine del corpo e anche dando l'azione antinfiammatoria, la spirulina aiuta a dare energia e ripulire il corpo. Quindi, di nuovo, una spirulina nel cambio di stagione può dare un aiuto anche se uno non è così giù, non è così, diciamo, debilitato. Importante poi è anche un'integrazione delle vitamine del gruppo B. Non esiste purtroppo una pianta che ha un quantitativo altissimo di tutte le vitamine B, perché poi è un gruppo, ce ne sono molte come potete vedere dal disegno, e sono tutte divise nell'alimentazione da tanti gruppi, dai funghi ai frutti, alle verdure, alla carne, al pesce. Quindi a volte quando l'alimentazione non è ben, diciamo, controllata o comunque ci sono delle carenze, è ottimo fare proprio un'integrazione di integratori di vitamine del gruppo B. Questo perché le vitamine aiutano a ricavare l'energia dagli alimenti, quindi già la nostra energia si basa sull'alimentazione. L'alimentazione deve essere buona, ma deve funzionare anche il metabolismo interno per trasformarla in energia. In più sono coinvolte in tantissimi processi indispensabili, quali la produzione dei globuli rossi e la salute del sistema nervoso e tanti altri. Adesso vi ho menzionato questi due perché sono proprio i principali e importantissimi. Come vi dicevo, oltre all'astenia, spesso e volentieri vanno un po' di pari passo, c'è anche la depressione primaverile, quindi legata più a un disturbo proprio mentale. Viene definita dagli psichiatri come disturbo affettivo stagionale, che può colpire chiunque. Non è che se una persona è portata ad avere crisi depressive prende la depressione primaverile, la può prendere anche una persona sanissima che non ha di queste problematiche. Semplicemente c'è un umore basso, poco interesse per fare le solite attività della vita quotidiana. Tra l'altro, come vi dicevo prima, spesso alcune persone hanno la forza fisica, ma con la depressione non riescono a fare le cose, o viceversa, uno non ha la forza fisica, ma la motivazione c'è. E quando le due cose vanno di pari passo, che non c'è né la forza fisica né la motivazione, lì è proprio pesante, quindi come vi dicevo bisogna tamponare, meglio ancora prevenire. Poi di conseguenza ci possono essere disturbi sul sonno, sulla fame o comunque stati di irritabilità, rabbia, che porta delle conseguenze anche nella famiglia a livello lavorativo.
E di nuovo le cause sono l'aumento della luce e del calore, ma anche a volte, oltre agli squilibri ormonali, la sensibilità ai pollini. Comunque essere allergici ai pollini, avere tutti i giorni il fazzoletto, dover prendere l'antistaminico, il cortisone e non poter uscire di casa a fare una passeggiata che poi gli occhi lacrimano, diventa pesante psicologicamente. Quindi anche l'allergia ai pollini può essere, diciamo, non una causa, ma dare un po' di peso alla depressione primaverile. Purtroppo, geneticamente parlando, il sesso più colpito è quello femminile e logicamente le persone che hanno già problematiche psichiatriche, se patiscono il cambio di stagione, sono ancora più sofferenti. I rimedi sono la rhodiola, come vi dicevo, ve l'ho già menzionata prima e ve ne riparlo ora, è ottima perché va ad agire su entrambi i lati, sia quello fisico che quello mentale. E, è ottima la rhodiola da abbinare ad altre piante perché aiuta proprio un po' a sbloccare i vari meccanismi che portano a una caduta verso il basso. Oltre alla rhodiola ci sono ancora la catuaba, che è una pianta invece del Sud America, va a stimolare il sistema nervoso e afrodisiaca, nel senso che va a dare un minimo stimolo sessuale sempre a livello ormonale, immunostimolante e antiossidante. Quindi se uno è tanto giù di tono a livello di umore può mettere rhodiola e catuaba, altrimenti se è tanto giù di energia rhodiola e ginseng, per esempio. Poi ci sono tantissimi prodotti dove vengono già abbinate di modo da dare un effetto maggiore. Poi può tornare d'aiuto l'iperico. L'iperico, che cresce nelle nostre zone, è una pianta della famiglia dell'ipericace, si chiama ipericum perforatum perché se uno guarda le sue foglioline contro luce vedi tutte forellini. Ed è il famoso fiore giallo che dà l'olio rosso, perché l'iperico in macerazione in un olio dà un'oleolita che è ottimo per la cicatrizzazione. Le stesse molecole che sono all'interno dell'olio danno l'effetto cicatrizzante ed emolliente, nell'organismo umano danno invece l'effetto antidepressivo naturale perché va a bloccare la ricaptazione della serotonina. Come vi dicevo, la serotonina è l'ormone del buon umore, se ce n'è in alte quantità stiamo bene. Se questa viene ricaptata, quindi viene tolta dalla circolazione, noi ci sentiamo giù. Quindi l'iperico va a bloccare questa ricaptazione, di modo che la serotonina che c'è sta in circolo e ci fa stare bene. In più aiuta a placare le ansie ed è un leggero sedativo. Naturalmente l'iperico, andando ad agire come antidepressivo naturale, non deve assolutamente essere abbinato ad antidepressivi farmacologici perché può dare degli effetti collaterali. Un'altra pianta che invece può dare una mano, nel senso che se uno soffre più che tutto di ansie, è il biancospino. Di nuovo una pianta delle nostre zone, fa parte della famiglia delle rosacee, si utilizzano le sommità fiorite che quando fioriscono bellissime, profumatissime, e soprattutto un ansiolitico, va a togliere quella sensazione di peso, di mattone sullo stomaco, quando uno magari si sveglia e deve iniziare una giornata. In più può essere utilizzato alla sera come leggero sedativo, nel senso che aiuta a rilassarsi, quindi toglie anche le problematiche di battito al cuore alto, quindi di tachicardia, aiuta a rilassare e a dormire meglio. E cardioprotettivo infatti si utilizza anche per le problematiche dell'apparato cardiovascolare, aiuta a tenere a posto la pressione arteriosa. E la definizione cronotropo negativo vuol dire che va a rallentare il battito cardiaco quando è troppo alto. Altre piante che possono aiutare sono il tiglio, la melissa, la passiflora, l'escolzia, non vanno ad agire direttamente sulla depressione, però se uno dorme male, ha comunque un'acidazione abbastanza pesante in corpo, loro possono dare una bella mano. Il tiglio, vabbè, è un albero delle nostre zone, ce n'è pieno sia di coltivato che di spontaneo. Infatti, ricordate, platyphyllos sono semplicemente il coltivato e lo spontaneo. Si utilizzano le infiorescenze e le bratte, che sono le foglie trasformate che portano poi il fiore. Dà un'azione calmante, rilassante, rilassa anche la muscolatura bronchiale, infatti si utilizza anche in caso di tosse, aiuta a regolare la pressione minima ed è un diaforetico. Diaforetico vuol dire che aiuta a eliminare le tossine attraverso il sudore.
È una pianta molto sicura, nel senso che può essere data anche ai bambini, per cui uno non si può aspettare di prendere il tiglio la prima sera e andare a dormire e dormire tutta la notte. Ci vuole sempre la costanza di fare dei cicli e di avere pazienza, che i principi attivi naturali, che ce ne sono tanti, ma in quantità minore rispetto a un farmaco, possono dare l'effetto. La melissa, di nuovo una pianta delle nostre zone, profuma tantissimo di limone. La melissa aiuta sia il cervello che il secondo cervello, cioè il nostro apparato digestivo, che spesso e volentieri dà dei problemi quando siamo stressati, pancia gonfia, piuttosto che proprio dolori, mal di pancia. Infatti lei va sia a dare un effetto rilassante sulla mente, ma anche un effetto rilassante viscerale, quindi proprio sulle viscere, che le va a rilassare, a bloccare gli spasmi. In più è digestiva e aiuta a ridurre i gas intestinali, quindi quando uno somatizza tanto nel ventre, la melissa è un ottimo aiuto. Passiflora, la passiflora non è delle nostre zone, arriva da zone molto più calde, però qua la si trova, diciamo, come pianta abbellitiva. Si utilizzano i tralci fioriti e anche lei è calmante, ansiolitica, di nuovo rilassa anche un pochettino le viscere, molto meno della melissa, ma dà anche questa mano, ed è analgesica, quindi spesso e volentieri si trovano prodotti dove la melissa e la passiflora sono abbinate insieme. Poi c'è l'escolzia, che è il papavero giallo della California, viene coltivato qua a scopo officinale, naturalmente arriva dalla California. Non è un papavero da oppio, nel senso fa parte della famiglia delle papaveracee, ma non contiene gli oppioidi da poter avere poi problematiche di astinenza. Quindi ha un'azione di nuovo sedativa, ansiolitica e ipnoinducente, cioè aiuta a stimolare il sonno e mantenerlo. Quindi l'escolzia presa tutte le sere può dare una mano per regolare il sonno. Meglio ancora mettere tutte queste piante insieme proprio per dare un effetto rilassante, distensivo. Poi se uno è un po' meno nervoso in giornata, quindi se prende alcune di queste piante anche durante l'arco appunto della giornata, arriva meno teso alla sera e fatica anche di meno ad addormentarsi. È tutta una questione di equilibri. Poi, oli essenziali che possono aiutare, quindi se uno ha un diffusore da far girare nell'aria, piuttosto che si tiene un fazzoletto con una o due goccine di questi oli essenziali, può avere dei momenti di, chiamiamo, di rilassamento. In questo caso useremo o la lavanda o gli oli essenziali agrumati. La lavanda la conosciamo tutti, è ottima perché è un riequilibrante mentale, cioè va a dare un po' di tono quando uno è giù, ma nello stesso tempo va a sedare quando uno invece è tanto agitato. Poi, volendo, si possono fare anche dei massaggi, con uno prende una crema viso qualsiasi, ci mette una o due gocce di lavanda, si va a fare proprio un massaggio sulle tempie, o per chi somatizza, come vi dicevo prima, nelle viscere, può andare a fare un massaggio sul ventre. Prendersi questo quarto d'ora di tempo la sera prima di andare a dormire per farsi un massaggio rilassante, appunto, o alle tempie o alla pancia con l'olio essenziale di lavanda, può essere un aiuto per stimolare anche il sonno, comunque mantenersi rilassati durante di esso, perché spesso uno si addormenta, ma è così teso che poi si risveglia e non si addormenta più. Tutti gli oli essenziali agrumati, limone, bergamotto, arancio dolce, arancio amaro, pompelmo, danno un'azione rasserenante e antidepressiva. Quindi, a differenza della lavanda, non vanno a tonicizzare se uno è giù. Però se uno è agitato o teso, comunque dà questo effetto di tranquillità. Invece, ad uso interno, intanto gli oli essenziali ad uso interno devono essere utilizzati con cautela, intanto ci deve essere scritto integratore alimentare sopra, e vanno non presi puri, ma aggiunti o un cucchiaino d'olio, che sarebbe la cosa migliore, ma non è tanto piacevole buttare giù un cucchiaino d'olio. Al massimo nel cucchiaino di miele disciolto in una tisana, così si può anche fare, e sia la lavanda che gli agrumi danno un effetto rilassante, l'agrume dà anche un effetto digestivo. Importante in questo caso per la depressione primaverile, quindi per i processi mentali, è il magnesio. Il magnesio, spesso noi donne facciamo cicli di magnesio go-go perché purtroppo con gli sfasi ormonali abbiamo una perdita maggiore. E quindi è importante fare questi cicli di magnesio.
anche per l'uomo va molto bene perché è il minerale che praticamente va a regolare la trasmissione degli impulsi nervosi. Quindi una carenza di magnesio può essere deleteria per, a livello, diciamo, psicologico-psichiatrico. Poi stimola la serotonina, normalizza le contrazioni cardiache, serve assolutamente per i recettori del GABA. Il GABA è quel neurotrasmettitore che praticamente permette al corpo di pian piano lasciarsi andare, addormentarsi, quindi è necessario. Lo si trova nell'alimentazione, nelle banane, nelle mandorle, nell'avocado. Lo si trova, però spesso è difficile riuscire a prenderne il quantitativo che ci serve dall'alimentazione, quindi di nuovo un'integrazione sarebbe ottima. Ci sono comunque molti prodotti in commercio che hanno il magnesio abbinato per esempio alla rhodiola, quindi già è un buon pool per aiutare la mente nel cambio di stagione. Un altro problema è la digestione lenta. Fare un ciclo depurativo in primavera, come vi dicevo, è ottimo proprio perché abbiamo accumulato tossine dall'inverno. Ma questo perché? Intanto passare da una stagione all'altra provoca uno stress, quindi aumenta il cortisolo e aumenta anche il sistema nervoso ortosimpatico. Quindi le conseguenze sono due. Da una parte il cortisolo va a rallentare la peristalsi intestinale, quindi spesso e volentieri ci sfasiamo a livello di intestino. Dall'altra parte il sistema nervoso ortosimpatico praticamente va a aumentare brutalmente l'acido cloridrico, che è quello che produciamo nello stomaco per digerire gli alimenti. Quando è troppo, cosa succede? Reflusso, ulcera, gastrite. Quindi già questo sfaso fisiologico per il cambio di stagione dà già i suoi danni, in più arriviamo dall'inverno, nell'inverno siamo stati più fermi, abbiamo mangiato di più, alimenti più ricchi di grassi, poi vabbè, fattori come troppi caffè, alcolici e fumo vanno ancora a dare problematiche in più. Quindi intanto la prima cosa da fare è partire dall'alimentazione, riducendo i grassi di origine animali, aumentando il consumo comunque dei cereali, delle verdure, della frutta, di tutti gli alimenti di origine vegetale. Poi gli alimenti di origine animale si devono mangiare perché è proteina, poi chi è vegano può aiutarsi con la spirulina. Comunque bisogna fare un attimo attenzione, prediligere la carne bianca piuttosto che quella rossa, il pesce magro e anche usare delle cotture come quella al forno o al vapore che sono molto meno grassi, per esempio della frittura. Importantissimo è poi ricominciare a fare attività fisica. Anche perché intanto stimola l'umore, come abbiamo visto prima, perché aiuta a rilasciare le endorfine, quindi danno questo effetto di benessere e anche la serotonina. In più, muoversi, proprio il movimento fisico, aiuta l'intestino a muoversi anche lui e quindi aiuta la peristalsi intestinale. Allora, quando uno proprio fatica a digerire, cioè mangia, sta lì fermo e non riesce a digerire, si può aiutare con un sacco di piante. In tisana, in estratto, logicamente una tisana dopo un pasto è ottima perché anche il fatto dell'acqua calda, non subito dopo il pasto naturalmente, bisogna far passare almeno un'oretta, un'ora e mezza perché poi si diluiscono gli acidi nello stomaco e rallentiamo la digestione. Però un'oretta dopo, una bella tisana calda può aiutare proprio a togliere queste problematiche. Intanto la più sicura è la camomilla, che tutti conosciamo come pianta che fa dormire. In realtà la camomilla non fa dormire, è digestiva, rilassa la muscolatura del ventre, antispastica, quindi se uno ha digerito bene, ha la pancia rilassata, dorme anche meglio. Poi aiuta anche a eliminare i gas intestinali. Addirittura, per paradosso, ci sono persone che se bevono alla sera la camomilla la patiscono, ma perché si è visto che ci sono certi principi attivi che se lasciati in macerazione per lungo tempo si concentrano nell'acqua e le persone ipersensibili possono avere al contrario agitazione. Quindi la camomilla è ottima per tutti, anche per i bambini, non bisogna solo avere questa ipersensibilità. Poi c'è il finocchio, che si utilizzano i semi. Vabbè, della camomilla non ve l'ho detto, è scontato, si utilizzano le infiorescenze, che non sono fiori, ma sono insieme di tanti fiori. Praticamente ci sono i fiori tubulosi e ligulati che formano la parte gialla e quella bianca, e tutti insieme formano questa bellissima infiorescenza che noi chiamiamo fiore. Tornando al finocchio, si utilizzano i semi.
Il finocchio aiuta a digerire, a togliere i gas intestinali, è di nuovo antispastico, leggermente depurativo e poi anche galattogeno. Infatti viene utilizzato nelle tisane per le mamme che allattano per intanto aiutare a mantenere la produzione del latte, ma in realtà i principi attivi che passano nel latte della mamma aiutano anche ad evitare le colichette al neonato. Poi c'è la salvia, che è digestiva, stomachica, cioè se presa anche prima del pasto aiuta a stimolare in maniera positiva l'appetito e la produzione degli acidi gastrici. Anche lei è carminativa, quindi riduce i gas intestinali, riduce anche gli spasmi, è un'ottima antisettica, quindi se uno ha delle problematiche di batteri intestinali la salvia può dare una bella mano, soprattutto se in estratto in olio essenziale che è più concentrata. E poi aiuta a evitare l'eccessiva sudorazione. Camomilla, finocchio e salvia non hanno controindicazione, solo la camomilla per chi è ipersensibile. La menta invece è ottima come digestiva, di nuovo antispastica, carminativa, antibatterica, colagoga, che vuol dire che aiuta a stimolare la produzione della bile, quindi aiuta anche un po' a depurare, però la menta non va assolutamente utilizzata per chi soffre di problemi di acidità, di ulcera, di reflusso, perché è un'ottima digestiva perché stimola tantissimo la produzione degli acidi gastrici, ma se uno ha già tanta acidità, aumentare troppo quest'ultima porta poi a dei problemi di ulcera. Quindi la menta ok, ma non per chi soffre di acidità. Poi c'è la liquirizia, che è digestiva, antinfiammatoria e soprattutto emolliente, perché contiene le saponine, che sono delle sostanze che praticamente formano schiuma e vanno a proteggere le mucose. Quindi la liquirizia è ottima per l'acidità di stomaco. Chi non digerisce ma soffre di reflusso può assolutamente prendere la liquirizia tranquillamente, però non deve soffrire di ipertensione, perché la liquirizia tende a tirar sulla pressione. Infatti viene utilizzata, succhiata un po', da chi ha problemi di pressione bassa. Poi c'è lo zenzero, che si utilizza appunto la radice. Vabbè, non ve l'ho detto della liquirizia, appunto si utilizza la radice, ma è molto utilizzata, che tutti la conoscono. Lo zenzero è ottimo come digestivo e antiemetico. Antiemetico vuol dire che va a bloccare la nausea. Carminativo, antisettico e poi un ottimo antinfiammatorio articolare. Lo zenzero è un digestivo strong, ancora di più della menta, però di nuovo, come tutte le spezie, aumenta la secrezione degli acidi gastrici, quindi no in caso di ulcera o di reflusso. Bisogna fare un attimo attenzione, ci sono tantissime piante che aiutano a digerire, in base alle problematiche bisogna capire quali sono quelle da scartare. Un altro lato da aiutare per la digestione lenta è la pulizia del fegato. Allora, se da una parte abbiamo visto tutte queste piante che aiutano la parte alta, quindi lo stomaco, adesso vediamo delle piante che invece aiutano a ripulire il fegato. Quindi se il fegato lavora bene, si eliminano bene le tossine e si forma di nuovo un loop positivo, in questo caso dove digeriamo bene, non fatichiamo, non sentiamo diciamo troppa acidità, ci sentiamo leggeri e abbiamo anche più energia dal cibo. Diciamo che è tutto collegato. Allora, una pianta che sta fiorendo adesso, che è bellissima, è il terassaco. Sicuramente conoscete come piscialetto, piuttosto che pisciacane, oppure dente di leone, se non sbaglio. Tantissimi nomi volgari. Il nome latino è il taraxacum officinale. Si utilizza la radice, che stimola appunto la digestione, eupeptico, aiuta proprio la digestione, quindi parte già dall'alto. Poi si chiama, in gergo dialettale, piscialetto, proprio perché diuretica, ricca di sali di potassio, quindi richiama liquidi e aiuta proprio a eliminare attraverso le urine le tossine. Poi anche, cioè stimola la produzione della bile nell'intestino e pian piano essere poi eliminata tramite. Si utilizzano anche le foglie, fatte salata. Diciamo che le foglie mangiate in insalate hanno un'azione più che tutto diuretica. Le radici invece raccolte in autunno, che sono ricche di tutte quelle sostanze che puliscono il fegato, danno un'azione depurativa proprio completa. Comunque, chi mangia le foglie del tarassaco in questo periodo fa un ottimo lavoro. Poi il carciofo, che fa parte della nostra alimentazione, dei nostri orti,
È un ottimo epatoprotettore, protegge le cellule del fegato, oltre che digestivo, di nuovo coleretico e colagogo, leggermente diuretico, e aiuta a ridurre praticamente i grassi nel sangue, proprio ipolipidemizzanti. Infatti lo si trova in tantissimi prodotti naturali per aiutare a abbassare il colesterolo. Poi c'è anche il cardomariano, che di nuovo è una pianta delle nostre zone, in questo caso si utilizzano i semi, per il carciofo le foglie invece. È la pianta proprio per lezione del fegato, perché è l'unica che è in grado di stimolare la rigenerazione delle cellule epatiche, quindi estratti belli concentrati di cardomariano possono aiutare in caso addirittura di epatiti. È un disintossicante, antinfiammatorio, antiossidante e, come il finocchio galattogeno, aiuta la produzione del latte durante appunto l'allattamento. Poi abbiamo ancora il boldo, che è un epatoprotettore, non è una pianta dei nostri climi. Si utilizzano le foglie, praticamente una pianta americana, è stomachico, è coleretico, colagogo, di nuovo diuretico, è un po' come il carciofo alla fine. Difatti, e diventa molto facile creare delle tisane che diano un grande effetto depurativo sul fegato, perché basta già abbinare il tarassaco, il carciofo, il cardomariano e il boldo e si fa una pulizia bella strong. C'è ancora il desmodio, che invece è una pianta africana, anche qua si utilizzano le foglie e più o meno di nuovo le stesse, diciamo, le stesse proprietà: protegge il fegato, aiuta a depurarlo. Quindi, se uno riesce ad abbinare un'alimentazione controllata con una depurazione ben fatta, di sicuro va anche a migliorare le problematiche di gonfiore, di digestione lenta, perché, come vi dicevo, è tutto un circolo. Se uno non digerisce, è nervoso, se uno è nervoso non dorme, se uno non ha dormito, il giorno dopo si sente stanco, non riesce a fare le cose, quindi è tutto un circolo vizioso, negativo. E uno deve provare a ribaltarlo in positivo, aiutandosi con dei prodotti, ma anche sforzandosi di mangiare in una certa maniera, quindi un po' più correttamente, fare attività fisica e magari andare a dormire a degli orari un po' consoni, e creando proprio una regolarità uno riesce anche a recuperare e stare meglio prima. Io vi ringrazio per l'attenzione e adesso, se vi fa piacere, potete scrivermi in chat, fare qualsiasi domanda, così vi rispondo. E poi, comunque, se avete perso qualcosa, ve lo ripeto, o altrimenti rimane comunque la registrazione, che potete rivedere quando volete. Allora, dunque. Allora, partiamo. Ok, qua stavo vedendo. Per Bruna, appunto, se si sentiva male, magari erano problemi di connessione, se gli altri sentivano bene, probabilmente è rimasto tutto registrato e su YouTube lo può poi rivedere in qualsiasi momento che vuole. Allora. Ok, la betulla è anche utile come erba in qualche modo. Allora, la betulla. Allora, intanto è una pianta che può dare problemi di allergie, quindi se uno la vuole utilizzare deve essere sicuro che non è allergico alla betulla. Se non è allergico, la betulla è ottima perché va a depurare. Io non ve l'ho messa perché la betulla non agisce a livello di fegato, ma agisce a livello del sistema linfatico, che è un po' il netturbino del nostro organismo, che va a recuperare le varie tossine per poi portarle, diciamo, a livello dell'apparato urinario, e queste tossine vengono eliminate con l'urina. Quindi fare dei cicli di depurazione nel cambio di stagione vuol dire lavorare su più fronti, a livello di fegato, di apparato di sistema linfatico, a livello di vie urinarie, ma anche addirittura a livello di sudore. Per esempio, il salice e il tiglio aiutano, comunque sono diaforetici, a eliminare le tossine tramite il sudore, anche una radice di bardana. Quindi fare un ciclo di betulla sì, è ottimo, non va ad agire sull'astenia o sulla depressione primaverile, non va neanche ad agire tanto sulla digestione, va ad agire più che tutto sull'apparato urinario, perché poi una pianta che non vi ho messo, ma che possiamo menzionare per ripulire anche un po' l'intestino, è l'aloe. L'aloe è un effetto lenitivo, emolliente e aiuta comunque a eliminare le scorie. Quindi fare una betulla con un aloe insieme può essere una buona abbinata. Bene, grazie.
Sì, assolutamente sì. L'eutrococco e spirulina sì, anche perché uno va a stimolare proprio a livello più energetico. La spirulina è un apporto di proteine, di vitamine, di sali minerali. È logico che io cosa consiglio sempre di non prendere 5 integratori insieme, abbinarne 2, ma massimo 3 se ci sono più problematiche, che siano abbinate un po' studiate, nel senso che appunto uno magari si aiuta a livello di depurazione, con l'altro si aiuta a livello invece di stimolo, di energia, e lì si va a lavorare bene. Comunque, eleuterococco e spirulina, sì, e tra l'altro lavorano in sinergia perché aiutano tanto per ritrovare un po' l'energia. Sì, adesso vi dico qualcosa sull'Achillea, guardo solo le altre domande. Allora, per riconoscere il tarassaco, beh, bisogna avere magari una foto presa da un sito credibile o ci sono proprio i libri. Se uno va in libreria, trovi i libri di riconoscimento perché ci devono essere delle caratteristiche peculiari, nel senso che le asteracee, che sono le ex composite, sono tutte quelle che fanno tutti questi fiorellini gialli. E c'è tipo il crespigno, che è una pianta mangereccia come il tarassaco, che fa dei fiorellini gialli simili ma più piccoli e ha il gambo molto più lungo. Le foglie vanno raccolte prima della fioritura o quando la fioritura all'inizio, perché devono essere abbastanza tenere, se no diventano coriacee e diventa faticoso addirittura masticarle. Il mio consiglio è usare appunto un libro di botanica o utilizzare appunto qualche sito ben fatto. Il tarassaco è il più facile da riconoscere, poi quando uno comincia ad avere l'occhio, poi lo vede ovunque. Dunque, qualcosa contro l'acidità gastrica, ok. E poi, ok, allora, acidità gastrica. Ottimo il gemo derivato del fico. Prima vi ho parlato del gemo derivato del ribes, che è un cortisonico naturale. La stessa cosa si può fare per il fico. Le gemme del fico vengono raccolte, messe in una soluzione di acqua, alcol e glicerina ed è un ottimo, diciamo, protettore delle mucose. Praticamente, se avete spaccato nella vostra vita un ramo di fico e avete visto uscire un lattice, praticamente nell'organismo succede la stessa cosa. Se uno mette 30 gocce di gemo derivato di fico in 2 dita d'acqua mezz'ora prima del pasto, arriva al pasto che ha una sorta di protettore sulle mucose, quindi fatica, cioè ha meno acidità, sente di meno il reflusso. Logicamente non è un Gaviscon, che si spara in bocca e protegge, toglie subito il bruciore, bisogna con calma fare dei cicli, prenderli mezz'ora prima dei 3 pasti, cercare di fare di nuovo attenzione con l'alimentazione e uno può andare a placare l'acidità. Logico che se uno soffre di reflusso gastrico cronico è un discorso. Se uno ha quei periodi di acidità per lo stress può andare tranquillamente a risolverli col ficus. Poi ci sono piante come la malva, come la liquirizia, come l'altea, che anche solo una semplice tisana possono aiutare ad alleviare il bruciore. C'è poi un prodotto invece di origine animale, che è la bava di lumaca, che è ottima di nuovo come protettore delle mucose oltre che cicatrizzante. Poi vabbè, anche l'aloe, se uno fa un ciclo di succo e polpa di aloe, oltre che a disintossicare, aiutare un pochino l'intestino, va anche a sfiammare le mucose perché ha questa azione emolliente grazie al gel che contiene. Dunque, poi tornando all'Achillea, non ci sono altre domande. Allora, l'Achillea fa parte della famiglia della camomilla, del tarassaco e un'asteracea. Fa queste infiorescenze bianche bellissime. Adesso nella presentazione non ci sono foto perché non faceva parte di questo gruppo, però è una pianta ottima come cicatrizzante esterna. Un'oleolite di Achillea può aiutare tantissimo per i gonfiori di gambe e se presa internamente invece aiuta tantissimo per la circolazione. Ha un'azione emostatica, quindi previene la rottura dei capillari, ha un'azione comunque potenziante
positiva sul gonfiore delle gambe. Infatti Achillea usato internamente e esternamente d'estate, quando uno sta tanto in piedi e fa caldo per le gambe gonfie, è ottima. Inoltre l'Achillea aiuta tantissimo anche per la digestione, è un'ottima digestiva. Infatti la sua, chiamiamola sorella maggiore, la camomilla di montagna, che è l'Achillea erba rotta, in questo caso l'Achillea classica e l'Achillea millefolium, viene utilizzata per fare dei liquori digestivi. In più l'Achillea è antispastica, quindi va a rilassare la muscolatura di nuovo del ventre, aiuta per il mal di pancia e soprattutto per i dolori mestruali. Anche la camomilla, non ve l'ho detto prima, rilassa la muscolatura del ventre, quindi può essere utilizzata per i dolori mestruali. Ok, grazie a voi. Allora, in primavera cosa consiglio per ciclo mestruale più doloroso? Ma allora, il ciclo mestruale più doloroso può essere tutto l'anno. Se uno nota il fatto di averlo nel cambio di stagione è perché probabilmente c'è la stanchezza del cambio di stagione insieme. Comunque, le piante che aiutano, allora, l'Achillea e la camomilla proprio per risolvere gli spasmi, anche la melissa volendo. Per andare a regolarizzarlo invece la pianta di calendula è ottima. La pianta di calendula è menagoga, va a stimolare il mestruo quando non arriva, va a regolarizzarlo quando è sfasato e va invece a ridurlo quando è troppo. La calendula abbinata volendo alle foglie di salvia che sono dei livellanti ormonali. La salvia può aiutare sia come si dice, durante le problematiche del ciclo mestruale, ma anche in menopausa perché va a placare le caudane perché è una pianta rinfrescante. E l'Achillea per uso interno, allora, ha questa azione appunto emostatica cicatrizzante, quindi previene la rottura. I capillari già rotti da utilizzare l'Achillea, la vite rossa, l'ippocastano, la centella, qualsiasi pianta, purtroppo stanno lì. È difficile che il capillare rotto venga riassorbito. E poi per le vene l'Achillea sì, va benissimo, però bisognerebbe abbinarla appunto a tutte queste piante come menzionato, anche il mirtillo, il rusco, fare un lavoro sia da dentro che da fuori. E, diciamo che è molto soggettivo, ci sono soprattutto donne, io adesso parlo nel caso delle donne perché è tipico avere questa problematica delle gambe, ci sono donne che hanno capillari rotti senza dolore, donne che hanno dolore e non hanno i capillari rotti o entrambe le cose, c'è chi ha tanto gonfiore, ci sta anche l'idratazione, chi beve poco ha più problemi di cellulite. Lì ci sarebbe di nuovo un nuovo incontro da fare perché ci sarebbe troppo da dire, però è un'idea per un prossimo incontro, parlare delle piante per le problematiche cardiovascolari. Se riusciamo a organizzarlo vi facciamo sapere. Per ciclo che non. No, la calendula non si utilizzano le foglie, ma si utilizzano i fiori e sarebbe ideale utilizzare l'estratto perché in tisana non c'è una concentrazione tale da poter regolarizzare il tutto. E di nuovo si potrebbe pensare anche di fare, diciamo, un po' un incontro sulle problematiche femminili, quindi gambe gonfie e problemi ormonali. Se riusciamo appunto a organizzarlo, vi facciamo sapere ben volentieri tramite mail. Grazie mille a voi. Aspetto ancora un attimo a vedere se sbuca qualche altra domanda. Comunque la registrazione vi verrà mandato, comunque la ritrovate sul canale YouTube del Comizio Agrario. Inoltre vi invito a visitare il sito del Comizio Agrario e la pagina Facebook, se avete appunto questo social. Lì ritroverete praticamente tutte le tavole che ho creato sulle piante con le varie spiegazioni, tipo ho trovato una calendula, un'achillea con la parte utilizzata, quando deve essere raccolta, cosa si utilizza per cosa, e ritrovate anche le registrazioni dei vari incontri. Comunque se andate sul canale YouTube e scrivete Comizio Agrario ritrovate il tutto. Allora, parlando di capillari, è vero che è rischioso usare grandi quantità di foglie di mirtillo per decotti? Ma allora, il discorso di tutte le piante che agiscono sul microcircolo è che bisogna semplicemente fare attenzione ai quantitativi. Se uno prende anticoagulanti, quindi piante
piante che aiutano la fluidità sanguigna a tutto andare, poi si taglia, magari se il sangue è già un po' più fluido può avere dei rischi. Grandi quantità di foglie, è difficile che uno faccia dei decotti che si beva 3 litri di foglie di mirtillo al giorno, anche perché poi sarebbe ideale usare più che le foglie proprio il frutto, il mirtillo stesso, che ha un'azione antiossidante, quindi preventiva di rottura sul capillare. È tutto rischioso in grandissime quantità e poi bisogna sempre valutare la problematica, cosa uno prende, sotto quale forma. In tisana è un po' difficile. Se uno invece si beve 3 boccettini di estratto in una giornata, sì, lì diventa pericoloso. Sta sempre tutto in relazione al lavoro che uno vuole fare, semplicemente. Beh, per combattere cellulite, di nuovo la centella, il gambo dell'ananas. Io direi che dopo tutte queste domande posso pensare di fare proprio un incontro su, diciamo, microcircolo, cellulite e problematiche comunque relative alla sfera femminile. Quindi se vi va bene, per la prossima volta sarete aggiornati su questo incontro. Nulla, allora se non ci sono altre domande, io vi ringrazio per la partecipazione e vi aggiorno per il prossimo incontro. Grazie mille a voi. Bene. Grazie, grazie. Buonasera. Grazie, buonasera. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Grazie.